Si riparte sul punteggio di 39-39 tra la Sagrada Basket e il Falconara nella finalissima del primo torneo città di Potenza Picena Under 14 di basket. Falconara in avanti, buona la difesa della Sacrata, riparte Monteriù. Bellissimo! Monteriù ha pescato solo Soletto Nikic. Non era marcato Nikic. Assolutamente, assolutamente. Per la prima volta la Sacrata Basket è in vantaggio in questa finalissima. 41 Sacrata 39. Falconara, Osimani a terra, vediamo cosa decide l'arbitro. Giannicola, fammi un commento. Sì, ecco, al numero, il numero 9 del Falconara si accinge. Si accinge. Osimani, Osimani dalla lunetta, non va il primo tiro, riprova. Seconda opportunità per il Falconara e palla in gioco. E questa volta invece non sbaglia Osimani, 40 Falconara, 41 Sacrata Basket. Ecco, io riprenderei il discorso avviato precedentemente, quello che riguarda Giannicola, proprio la lettura delle formazioni che hanno partecipato a questo torneo. Abbiamo già dato lettura ampiamente della Sagrada Basket e del Falconara, abbiamo aggiunto anche la pallacanestro Recanati e adesso andrei avanti con la scuola basket Montegranaro, altra partecipante a questo torneo, che si è classificata al terzo posto. E mentre stavo parlando, il Falconare ha inanellato un paio di canestri, portandosi sulla 43-41. E mentre si prosegue il gioco con i bianchi allenati da Moretti in possesso di palla, vorrei leggere i giocatori della Montegranaro che hanno partecipato a questo torneo. Parliamo di Lelli, Falappa, Compagnucci, Torresi, Falappa Alessandro e Falappa Edoardo, Trisciani, Alessio, Guardiani, Barbante, Lanciotti, Ciarpella, D'Amico e Pagliaricci. Allenatore il signor Salvatore Cagnazzo. Giannicola, stavo leggendo il Montegranaro. Sì, c'è stato uno scatto di Nikic, solo come al solito, e riesce a piazzare due punti. Quindi 45 Sacrata, 43 Falconara. Stavo leggendo nel Montegranaro un Alessio Trisciani, Trisciani un nome abbastanza noto, io ricordo il papà, che è stato un giocatore di Serie A alcuni anni or sono, e ha giocato prima nelle giovanili della Virtus Bologna e ha avuto anche qualche presenza in Serie A. Auguri. Speriamo che anche i nostri facciano... Trisciani, grande giocatore, grande persona, anche fuori dal campo. Speriamo che anche i nostri vengano in Serie A. Ce lo auguriamo per tutti questi ragazzi. Per tutti questi ragazzi. Allora si prosegue, 45 Sacrata Basket, 43 Falconara, è Monteriù in assolo, poi lascia il pallone a Giretti e c'entra l'obiettivo il numero 23 in casacca rossa. 47 Sacrata Basket, 43 Falconara. Guidi prova lui la percussione, non ci riesce, indietro verso il lunghissimo Osimani, disturbato da Migliorelli, poi c'è il tiro che non va, prova Palombini ma c'è stato l'evidente fallo di Ferranti, subito ravvisato dalla coppia arbitrale. Secondo fallo personale di Ferranti, tiri liberi per il Falconara con il numero 22 Palombini. Il primo di Palombini va giù, 44-47. Seconda possibilità per Palombini, palla in gioco, non c'è bisogno perché il pallone
è praticamente un cioff. 45 Falconara, 47 Sacrata Basket. Gian Nicoli, proseguirei nella lettura dei ragazzi che hanno partecipato a questo torneo. Continuerei con il Castel Raimondo, con Grillo, Valeri, Potenza, Brugnola, Danese, Anzuellini, Salvucci, Della Rocca, Ortensi, Luciani, Fiori, Romeo, Nardi e Corsetti. L'allenatore è il signor Francesco Ciommei. E chiudiamo la lista delle sei formazioni che hanno partecipato a questo torneo con l'Osimo, quindi con Riderelli, Belli, Caporalini, Bagnarelli, Baleani, Scarponi, Osimani, Carpinetti, Naspetti, Matteucci, Pergolini, Fontanella, Rexa, Baleani e Mercante. Allenatore Simone Salomoni. E così abbiamo dato lettura di tutti i protagonisti di questo torneo. Ritorniamo sulla finalissima primo secondo posto del trofeo, primo trofeo Città di Potenza Picena. Poco fa abbiamo visto qui a bordo campo anche l'assessore allo sport del comune di Potenza Picena, Andrea Bovari. Lo salutiamo. Sì, lo salutiamo e ricordiamo che è stato un buon giocatore di basket anche lui. Quindi un esperto e un appassionato di questa bellissima disciplina. E non manca mai ai nostri tornei. E lo ringraziamo anche per la sua disponibilità. Certo. Riparte il Falconara sul punteggio di 49 a 45 per la Sacrata. Ci prova Guidi da lunghissima distanza, il pallone rimbalza sul cerchio, recupero di Giretti, allarga su Nikic, prova Nikic da tre e a momenti ci riesce. Osimani al rimbalzo, poi Guidi, ancora Osimani, si posiziona da tre, fa la finta, recupera il pallone Giretti, poi Monteriù, il pallone lungo su Ferranti che si trova pronto, il tiro cozza contro il cerchio del canestro. In fase offensiva ancora la Sacrata Basket. Riparte il Falconara con Guidi. Fa tutto lui, poi lascia il pallone a Ciciliani, il tiro di Osimani, prova Migliorelli, viene sovrastato da Ciciliani, Ferranti recupera il pallone ma viene anche colpito, probabilmente involontariamente, ma sicuramente involontariamente al volto, niente di importante per fortuna. Rimessa in gioco di Monteriù per la Sacrata Basket. Giretti, Ferranti, ancora la Sacrata in avanti quando mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine della terza frazione di gioco. Ricordiamo finalissima del primo torneo di basket Città di Potenza Picena Under 14 tra la Sacrata Basket Porto Potenza Picena e il Falconara. Partita sostanzialmente equilibrata, forze che sono equidistanti, poi il tiro e il canestro di Ferranti. 51 Sacrata Basket, 45 Falconara. Allungano il passo i ragazzi allenati da Francesco Pasquali. Osimani in palleggio, affrontato da Giretti, viene fermato Guidi e c'è il fallo di Monteriù. Aveva provato a soffiare il pallone a Guidi Monteriù, ma lodevole l'iniziativa, ma non c'è riuscito. Giusta la segnalazione del fallo degli arbitri da parte del coach Pasquali. Rimessa del Falconara. Guidi cade da solo, passi giustamente, non era successo assolutamente nulla, ha perso infatti l'equilibrio, è caduto a terra senza che nessuno l'avesse spinto.
Monteriù sulla linea di sinistra, ancora la Sacrata, chiede palla Ferranti, marcato stretto, riceve in questo momento Ferranti, si gira, gancio, il pallone che non entra, il Falconara, Guidi, poi c'è il tiro di Musciano, non va, velocissimo Ferranti al centro, Monteriù riceve la palla, c'è anche un fallo di Palombini. Palombini cavallerescamente va a chiedere scusa a Monteriù. E esce proprio il numero 22 del Falconara in questo momento. Al suo posto Piazzolla, il numero 34. Dalla lunetta Monteriù. Primo tiro. Pallone che finisce sul cerchio del canestro, seconda opportunità. E questa volta va dentro, 52 Sacrata Basket, 45 Falconara, 3 minuti e 18 secondi al termine della terza frazione di gioco. C'è sempre il duetto Guidi Osimani, poi Ciciliani, Fava. Ancora Guidi, il numero 10 Pierani, il passaggio filtrante per Guidi, recupera Giretti che in questa terza fase è stato molto importante sotto canestro, grande baluardo il numero 23 della Sacrata, non riesce il volteggio di Monteriù, il Falconara ci riprova, poi c'è il tocco di Ferranti, palla che finisce fuori. Comunque Michele, stanno giocando tutti bene questi ragazzi, una partita molto rapida, molto veloce, giocata considerando con under 14 su ottimi livelli. Certo. Osimani affrontato da Giretti, pallone per Piazzola, ancora Osimani, punto di riferimento del Falconara, non va il tiro di Osimani, recupera Ferranti, ne esce veloce, allarga su Migliorelli, il tiro di Migliorelli, poi il recupero di Nikic, il tiro non va, Migliorelli, Ferranti, gancio di Ferranti e il pallone finisce nel canestro, 54 Sacrata Basket, 45 Falconara, quando mancano 2 minuti e 2 secondi al termine della terza frazione di gioco. C'è stato chiamato un time out questa volta dall'allenatore Muretti del Falconara. Mentre il buon Gian Nicola mi sta riprendendo, vorrei chiedere proprio a lui un commento su questa terza fase di gioco, abbastanza equilibrata, in cui per la prima volta la Sacrata è andata in vantaggio e mi sembra che stia amministrando abbastanza bene questo vantaggio. Sì, sì, la partita si sta svolgendo nei migliori modi per entrambe le squadre, in un certo senso, perché il punteggio è quasi uguale, quindi sono pochi punti di differenza tra l'una e l'altra. I giocatori, la partita mi sembra abbastanza, come si può dire, aperta, tranquilla, perché mi sembra che non ci sono tanti errori e falli grandi da parte dei giocatori, quindi si rispettano i giocatori e speriamo che sia così. Hai detto bene, questa è una cosa molto importante, partita tranquilla nel senso che sì. È molto sportiva, infatti ci sono falli normalissimi di gioco, sì, non c'è, infatti, né cattiveria né astio, e questo è molto importante che sia così indipendentemente dal risultato finale, anche perché se ci ha fatto caso entrambi gli allenatori si mantengono molto calmi, sì, essendo una finale, sì, sì, e questo è importante. E intanto è Guidi che manovra il pallone per Pierani, poi Musciano, ancora Pierani che prova ad entrare, trova sulla sua strada Giretti, sfondo. Sì, ma non viene dato questo canestro, mi sembra, o è stato dato? No, non è stato dato. No.
il risultato è fermo sul 54 per la Sacrata e il 45 per Falconara. Pierani dalla lunetta. Si concentra il primo tiro, fuori misura per Pierani, secondo tiro e palla in gioco, come usiamo sempre dire. Ecco il secondo, c'è stato un primo recupero di Osimani, poi Guidi, ancora Osimani, non va nemmeno il secondo tiro, esce in contropiede la Sacrata con Morcellini, poi Migliorelli, quindi Monteriù al centro, allarga Ercoli dalla parte opposta, prova il tiro, recupera Nikic, Migliorelli, nel frattempo il gioco era stato fermato. Sì, fuori la striscia bianca Migliorelli mi sembrava tirato. Sì, forse aveva parte del piede sopra la linea. L'arbitro l'ha colto in flagranza. Molto attento l'arbitro. Molto, bene, molto, bene, bene, così. Bene, bene. Osimani fa tutto da solo e va a canestro. 47 Falconara, 54 Sacrata Basket, Porto Potenza Picena. Pochi secondi al termine della terza frazione. Monteriù lascia Migliorelli. Veloce Migliorelli, affrontato da Ciciliani. Poi ancora Monteriù e il pallone che scende giù. Prende il via la Sacrata, prende il via la Sacrata. Dalla retina, allunga il passo, 56 Sacrata, 47 Falconara, 9 punti di gap con il Falconara in avanti. Musciano prova il tiro, poi Guidi, il pallone finisce a fondo campo, rimessa della Sacrata Basket. E Nikic sul pallone per Monteriù, ancora Nikic largo che si fa vedere, prosegue Monteriù, affrontato da Piazzola. Pochi secondi al termine, prova Monteriù, prende, arriva la sirena a decretare e prende un fallo, quindi ci saranno, vediamo cosa decide l'arbitro, se la partita finisce qui. No, ci sono due tiri della lunetta, opportunità di incrementare il vantaggio per la Sacrata Basket. Due tiri della lunetta. La percussione di Monteriù nei secondi finali ha sortito l'effetto di rimediare due tiri liberi. Il primo senza esito, secondo tiro. E nemmeno il secondo. Comunque si chiude la terza frazione di gioco sul punteggio di 56 Sacrata Basket, 47 Falconara.